ci parli in sintesi di questo ricorso? Questo ricorso è una reazione a una legge che prende in giro i cittadini della Toscana, perché si è detto che d'ora in poi verranno eletti con le preferenze, ed è per questo che si è abolita la legge sulla trasparenza delle candidature, mentre non è assolutamente vero. I consiglieri regionali eletti con la preferenza potranno essere al massimo il 10-15%, non di più. E per questi meccanismi, tutti i candidati presidenti di tutte le liste, caso unico in Italia, che superano la soglia d'accesso, sono nominati consiglieri sulla precedenza dei candidati con la preferenza. E non solo, ci sono per ogni lista e teoricamente per ogni circoscrizione tre candidati regionali, il cui nome non compare sulla scheda, che sono eletti con precedenza su quelle. La cosa che hanno fatto credere che i tre candidati regionali potessero essere gli stessi per tutta la regione, invece non è vero. Che in una delle norme hanno detto chiaramente che i candidati regionali si possono candidare al massimo in due circoscrizioni. Fate un po' di conti, i candidati presidenti, tre per ogni circoscrizione, quelli da eletti con le preferenze saranno pochissimi. E per di più si è venduto come una grossa innovazione che nelle liste con le preferenze, che non eleggeranno praticamente nessuno, ci sono i generi alternati e la doppia preferenza di genere, cioè un modo per prendere in giro, oltre che gli elettori in generale, le elettrici in particolare.